Un grande ritorno e una rarità. Con queste due parole parliamo oggi di queste novità. Ciao, sono Massimo Lupiti e sono un catador da più di 10 anni, una sorta di sommelier dei sicari, e sono titolare insieme a mio fratello Andrea di Lupiti since 1976. Iscriviti al canale e premi la campanella, oppure continua a seguirci sui nostri canali o social. Parliamo oggi di questa nuova serie di sicari. Sono dei sicari particolari perché cercano un sapore cubano, ma con una perfezione e un equilibrio, a mio avviso, superiori. In questo momento storico, per quanto riguarda Cuba, con la sua scarsità nel reperire i prodotti, è importante trovare delle alternative e io credo che questa sia un'ottima alternativa. Come dicevo prima, un gradito ritorno, in quanto Robert Caldwell ha annunciato il suo ritorno nell'industria dei sigari con la Caldwell Collection. La Caldwell Collection inizialmente doveva essere rappresentata da due linee, la Long Live the King e la King is Dead. Ma in seguito ne è stata aggiunta un'altra, la Eastern Standard. Oggi delle tre parleremo in particolare, soprattutto e soltanto, della Long Live the King. Il motivo è semplice e ve lo dirò fra un paio di minuti. Allora, la Long Live the King è un'esplosione di sapori. Ho avuto modo di fumare ieri un bellicoso e devo dire che ho avuto un'ottima impressione di questo sigaro, in quanto appunto ha un inizio speziato e carico di pepe, che però poi lascia il posto a un fumo pieno, ricco e anche abbastanza comunque sia equilibrato. È decisamente un sigaro corposo, ma è talmente armonioso che quasi uno non si rende conto della sua forza. Ma la vera particolarità di questa linea di sigari, appunto la Long Live the King, è rappresentata dal suo ripieno. Allora, cominciamo nel dire che la Caldwell è un'azienda che produce i suoi sigari nella Repubblica Dominicana. E in questo caso, in particolare, questa linea ha una capa e una sottofascia, e una capote, appunto, di un corojo dominicano. Ma il vero punto di forza, al mio avviso, sta nel ripieno che dona a questo sigaro una unicità particolare, che è rappresentato dal Peruvian Pelodoro. E c'è anche il Nicaragua Habano Ligero. Perché soprattutto il Pelodoro? Beh, il Pelodoro, per chi conosce il mondo dei sigari, è un tabacco molto particolare. È un tabacco che veniva utilizzato tanti tanti anni fa negli Habanos, ma è un tabacco anche abbastanza raro e di difficile produzione. È molto delicato e soltanto una piccola percentuale del tabacco può essere utilizzata. È un tabacco che ha bisogno di molta cura, in quanto è attaccato molto facilmente dai parassiti e dalle muffe blu. Proprio per questo motivo è stato sostituito da un tabacco un po' più resistente. I sigari con questo tabacco spesso sono molto cari, proprio per la sua rarità e nella sua difficoltà nel produrli, nel curarli soprattutto. Ma in questo caso la Caldwell ci fa avvicinare a questo mondo con dei prezzi sicuramente molto competitivi. Vediamo nel dettaglio questa linea. Allora, partiamo dalla linea Lock Stock, scatole molto belle, moderne, Lock Stock, che è un 5x52, in questo caso un petit bellicoso, diciamo. Questo che è un petit double wide short Churchill, non l'avevo mai sentito, però è appunto il petit wide Churchill è un 6x52. E passiamo poi all'altro, che è un De Eder, che è un 5 e 3 quarti per 46. Sono dei sigari molto interessanti. Prossimamente prenderemo anche l'altra linea,
Ma era questa la linea che particolarmente mi interessava, proprio per il suo ripieno e proprio perché avevo avuto modo di poterne fumare un paio. E appunto, ieri sera ho fumato un bellicoso e in precedenza avevo fumato un Petit Corona, un altro formato. Bene, ragazzi, con questo è tutto. Spero che passiate presto per provarli e prenderli. Iscrivetevi al nostro canale e premete la campanella oppure continuate a seguirci sui nostri canali. Prossimamente, penso tempo 2 giorni, o forse già online, troverete tutte le caratteristiche e i prezzi di questi sigari, che comunque si girano intorno ai 14-15 euro, non di più. Grazie, ciao!